E sempre naturalmente sul duro legno, che è l'oro 33 giri, andiamo a ascoltarci questa volta Gino Vieni Fuori. Sempre la Flowers Blues Band, scusate la papera, sul duro legno, il loro 33 giri, da quello che ho capito bene, è il primo, Ah, possiamo potete parlare? parlare. È il primo di una serie che Speriamo che sia speriamo che lunga. sia lunga. Non mi chiedi cosa vuol dire sul duro legno? Cosa vuol dire sul duro legno? Aspettavamo che lo dicessi tu. Ecco, io aspettavo che lo rispondesse lui. Ah, sul duro legno sta a significare tutti i palcoscenici che noi, palcoscenici, i palchetti, birrerie che noi abbiamo calcato, è la fatica che noi facciamo È il duro legno del sul palcoscenico duro legno del o palcoscenico. della vita per esteso. Anche perché noi, poi c'è da dire una cosa, che sicuramente dal vivo siamo più duri che ne sul disco, Come di insomma, solito sì, poi succede anche in come. tutte le band. Ma questa qui è una scelta per voi, cioè sul disco, perché non avete trasportato questa vostra durezza che avete nel Perché ci palcoscenico? vogliono soldi, tempo e buoni arrangiatori per riuscire a rendere il prodotto come uno lo vorrebbe. Invece per noi è stata la prima volta e pensavamo che fosse una cosa perfettamente riuscita come
Invece poi, sai com'è, non è facile. Quindi non siete contentissimi del prodotto finito. Ma è difficile trovare quella carica che c'è. Anche per il tipo di musica che è, voglio dire, ci sono delle musiche che, bene o male, anzi forse sono meglio sul disco che dal vivo. Invece per noi è tutto il contrario, anche riuscendo a fare un'incisione migliore, arrangiamenti migliori, secondo me l'impatto che abbiamo davanti alla gente è totalmente diverso. Anche perché poi non facciamo solo i pezzi nostri, ma facciamo tutto un repertorio di blues e rhythm and blues, molto comunicativo, molto tirato, per fare virgolette. Quindi bisogna vederci dal vivo, secondo me, per rendersi conto. Fate anche delle cover dal vivo o solamente pezzi propri? Noi facciamo un repertorio così, diciamo, fra virgolette, alla Blues Brothers, cioè facendo in rassegna tutta una serie di brani del blues di Chicago, del blues urbano abbastanza metallico, e in più abbiamo fatto degli arrangiamenti di altri brani famosi, non ti sto a dire, comunque abbiamo fatto degli arrangiamenti nostri e abbiamo preso anche dei brani di gente abbastanza sconosciuta in Italia, per fortuna, così non ce li copiano come hanno fatto tutti gli altri. Scusate se insisto, noi abbiamo, forse a torto, però io personalmente ho un po' il dispiacere che abbiamo cominciato facendo delle cose che effettivamente erano originali per quei tempi, e poi abbiamo visto che altri gruppi venivano a vedere i nostri concerti, e poi dopo nel loro camerino hanno detto: ma perché non facciamo anche noi come fanno? Sì, hanno trovato l'aggancio, l'aggancio giusto. Ci sono delle band qua, dei gruppi a Bologna che ammirate o rispettate, non mi sembra il termine corretto, perché non, comunque che apprezzate come musicisti? Vabbè, c'è un DJ Forest, sì, sicuramente è il nostro idolo, siamo amici e abbiamo tutto da imparare da lui e anche da chi suona con lui, è veramente del talento. Sì, Andy è bravo, poi ha sempre avuto dei buoni musicisti con lui, ecco, certo che anche lui non naviga nell'oro, anche essendo stato attore di cinema, eccetera, e si vede dal fatto che spesso esce informazioni ridotte, cioè vederlo con una band come si deve, con anche i fiati, eccetera, diventa sempre più difficile, perché, come dicevo lui prima, questo genere di musica, non pagando bene come altri, ti costringe anche dei sacrifici, cioè andare in giro con meno suonatori, anche meno quotati, per le serate in cui si prende meno. Ma comunque poi dicono che i buoni musicisti blues diventano bravi dai 60 anni in su, noi abbiamo tutto il tempo a sperazzare per diventare bravissimi, come Ray Charles. Il disco dove si trova? Se qualcuno, spero tanti. Ai nostri concerti. Ai vostri concerti, sì, come molti gruppi fanno, oppure distribuzione, avete trovato una distribuzione? No, noi non ci siamo curati personalmente molto della distribuzione, anche perché siamo, come forse abbiamo già detto, non siamo registi professionisti, noi abbiamo tutti un lavoro, lavoriamo dalla mattina alla sera, la sera si va a mangiare, si va a fare una prova e poi si va a fare i concerti quando ce n'è. Non abbiamo neanche il tempo proprio per preoccuparci più di tanto della distribuzione, quindi l'abbiamo fatta nei negozi della nostra zona. Bologna non credo neanche che si trovi. Non si trova ancora? È una rarità, quindi. È una rarità, magari non so. Non posso darvi qualche consiglio, il disco d'oro magari qualche parte. No, sai cosa puoi fare? Poi niente, quelli che si stanno ascoltando, magari penso che alcuni già ci conoscono, perché a Bologna abbiamo suonato. Sì, qualche volta. Non tantissime, piccato nella provincia di Modena, noi suoniamo. Ecco, possono telefonare qua, Modena. Voi mettete qua una copia del disco, c'è sopra il numero di telefono mio per un recapito. Poi comunque ci sono anche, ecco, non so, l'Arci di Modena, Reggio, Ferrara, eccetera. E poi c'è la Nagrumba, ecco, che è. Ecco, a proposito di Nagrumba, direi di chiudere la nostra chiacchierata proprio due parole su questa associazione nazionale dei gruppi di base. Sì. Come vi siete trovati così, proprio in due parole, come avete fatto a inserirvi in questa associazione, come vi trovate, se per voi ha degli sbocchi, insomma? Ma secondo me di sbocchi ne ha, noi ci siamo trovati, adesso non mi ricordo neanche bene, comunque uno dei soci, degli organizzatori è un musicista e lo conoscevamo da prima proprio come musicista. Ci siamo inseriti e c'è stata anche una soddisfazione da parte nostra, perché la Nagrumba insieme ad altri circoli ha organizzato una rassegna che è stata poi patrocinata da Gino Paoli, che si chiamava 1980 Note. Avete vinto, penso. Sì, per quanto riguarda le migliori amanti, esatto. Sì, siamo arrivati primi e abbiamo fatto una serata, 10 giorni fa circa,
al, come si chiama? Marabù di Reggio Emilia, lì ho fatto un'altra esibizione. E poi c'era anche la Rai, lì si è fatta l'intervistina, ha ripreso il programma che andrà in onda, non so. Insomma, secondo voi può essere un ottimo veicolo così di... Ma può essere un veicolo, qualsiasi, no, noi non ci facciamo affidamento più di tanto perché... Così, ma ormai siamo abituati. anche perché forse è meglio essere dei buoni dilettanti forse che dei cattivi professionisti, ormai forse siamo abituati a questo ruolo, non dico di Cenerentola, però... Underground? Ma sì, ci va anche abbastanza bene così. Ma comunque l'iniziativa è sicuramente valida, anche perché ci sono gruppi che sicuramente hanno ancora meno possibilità di suonare di noi, di conseguenza un circolo come questo, come l'Ana Grumba, ha la possibilità veramente di inserire in un circuito che è al momento limitato, però dà la possibilità a questi gruppi di farsi ascoltare, farsi sentire, sì, anche perché e quello è molto importante, anche per crescere proprio musicalmente. Eccezionalmente la SIAE ha contribuito alla manifestazione, questo è già un segno forse dei tempi che cambiano, e molti gruppi avranno la possibilità di avere i loro pezzi in un disco che raccoglie tutta la serata, un disco doppio, e insomma, già per i gruppi, come diceva Paoli quella sera che è intervenuto alla manifestazione, e io sono d'accordissimo con lui, una volta era molto più facile per i gruppi che si formavano esibirsi, migliorare, crescere, perché c'erano le sale da ballo dove i gruppi suonavano. Adesso con l'avvento delle discoteche i gruppi sono nelle cantine, si sperdono, si sfaldano ed è molto più faticoso andare avanti. E ci sono poi tanti altri costa, eccetera, eccetera. Costa sempre di più, sì. Esatto. Quindi direi di chiudere questa breve intervista con la Flowers Blues Band con un altro brano dal loro LP, e quindi come dicevano loro, se siete interessati potete telefonare qui a Radio Città al 346458 per avere informazioni. Sì, e quindi ascoltiamo il brano, volete salutare il vostro pubblico anche di Modena, visto certo, che sui 105-800 tutti i nostri amici che ci segue. Sì, la banda della Bluetooth. Della Bluetooth, Angelo Ferrari, Re Subini, i nostri amici qua di Bologna. E per quelli che ci riescono di venire sabato a Sant'Agata, ci sarà anche Tola Marton, che è non so mai come si dice, che è un ottimo bluesman italiano, chitarrista blues, e ci saremo noi. E Andy J. Forrest, ci sarà anche lui sabato? Non questo sabato, so che l'hanno spostato, ma non so quando. Ah, ho capito, sì, perché dal programma è riportato insieme. Sì, invece, ma è corretto, ci saremo noi e Tola Marton. Quindi il 7 ottobre, Flowers Blues Band. Ciao. Molto ciao. Bene. Ecco, dopo l'intervista alla Flash Blues Band, mi viene molto difficile dire in fretta questo nome, passiamo ad ascoltare l'ultimo brano del loro LP sul duro legno, che porta il nome di Anch'io come te.